pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Era una partita che valeva molto per loro, per tanti motivi. A volte conta anche come arrivi a ottenere determinati risultati. Penso che tutti, allenatore e giocatori, possano ritenersi soddisfatti. Un tiro totale, un tiro in porta, un gol. 1-0 e la portiamo a casa. Quanta gente tossica che fa queste challenge di merda per 50 monete. La prima l'ho quittata, ragazzi. Ve la faccio vedere. No, non aveva sta squadra. Vabbè, era scandalosa. Aveva una squadra 3000 e passa. Cioè, quest'altro qua, divisione 1, l'ho battuto. E non aveva questa. È che già se n'è andato. Shut up in chat, shut up la keynote chat. E tutte le lingue ha messo. Godo. Comunque, ho fatto un po' il controcomo, ho fatto un po' di tutto, raga. Volevo fare, perché l'altra, quella per avere le monete, è questa, raga. Un'altra schifezza. Vabbè, poi vediamo di farla. Anche perché, scusate, vediamo se la faccio. Non adesso. Allora, questa l'ho fatto. Ok. Se entro qui. E dentro qui. Per farla questa cosa. Mi fa entrare anche scuola, mi dà. Ah, devo scegliere. Madonna. Ecco. Tre stelle abbiamo in Giappone. Che cos'è questo? Hong Kong, Australia, Indonesia, Malaysia, Thailandia, Emirati, Iraq, Giappone, viva. Vediamo. Giusto per vedere, raga, poi. Chi mi dà? Dimmi fai. Allora, facciamo. No, ok, quella del buon Gianluca Carta, ok, e fai così, squadra automatica. Nazionalità, cioè io non c'ho un mancino, pazzesco, non c'ho un mancino. Statene dove devi stare, dai. Vabbè raga, poi con calma. Allora, ho fatto un po' di cose qua e qua e là, a destra e a sinistra. Le missioni, qualcosa ho preso, se non sbaglio. Sì. Allora, andiamo qui. Ok, monete, GP, spes, niente abilità, raga, mamma mia, prendiamoci tutto, raga. 2000 monete siamo tornati, raga. Buono per la pescata di lunedì del buon pacco, che quando uscirà Baggio vi staremo a vedere. Allora raga, qui ve l'ho detto già in video precedente, cioè quello di ieri, chi vorrei, lui, il resto non mi interessa. Già dei colori, sarà una bella cagatona. Oxford, la mappa piace, Oxford. Ma che cazzo me lo fa? Okafor, lui chiama Oxford. Questo fa tutti i ruoli, raga, è veloce. Ma fa tutti i ruoli. Vabbè. Dai, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo solo noi, Lemo. Quella, vedo colori stellari. E là? Che cazzo è questo?
E chi è? Alfonso Robustello. Ma sembra lui, mamma ci svivi. Madonna. Oddio. Block. 1,97, questo lo proviamo subito, raga. Manco una, ma me. Spaccia la scena. Chi è? Ferran Torres. Perché questo è bustato, ma che cazzo me ne faccio? Sembrava Valdo. Questo è un altro che fa tutti, guarda, tutto me sta a dare. Taglio al centro. SPP. Vabbè. Non me lo dà, raga, pazienza. Madò. Che colori strani qua, che è? Vlaovic, mortacci tua. Questa la pace dai. Boh. Block. Finito. Beh, abbiamo finito la scarica. vabbè. Neanche lo voglio vedere, raga. Scegli di 66. Questo mi pare che gli puoi dare le abilità. No. Quindi te ne prendo a fanculo. Ciao. Che palle, raga, dai. Riprendiamo il nostro schemino. Giochiamo col team di Gianluca. Allora, questo è Sampdoria e ci sta. Volevo cambiare il team. Elenco schema di gioco. Questo è il team. Team Ciola va bene, questo è il top, lo sta. È il top. Opzioni squadra. Ok, il Chelsea, dai. Ok. Allora, questa abbiamo provata prima, ma proviamo un'altra squadra, ragazzi. Vai, quella di Gianluca. L'abbiamo sistemata, sì, però a sto punto, dati d'ingaggio, proviamo a portare Vlaovic. Beh, 98, faccio un cazzo, più 4 da dare. E se lo confondiamo con quell'altro, con la manta nuova via, tacci tua, è opportunista. C'ha più 3 come livello difensivo, più 2 controllo palla, meno 1 dribbling, non me frega niente, più 1 finalizzazione, più meno 3 colpo di es, perfetto, meno 3, il calcio da fermo di più, meno 7 raggi, lo amato, più 8 accelerazione, meno 3 potenza tiro, meno 5 contatto, più 9 quell'altro controllo di corpo, vabbè, proviamo, raga. Poi è uscito questo. Raga, io lo voglio portare. Ma sì, proviamo. Madonna mia, 100. Dai, raga, ma che cazzo? Madonna mia, 100.
Portiere, abbiamo detto di portarlo. Lo facciamo debuttare. Ok. Sono pazzo, ragazzi, sono pazzo. Ho conforme, mi sta. Questo lo devo ribuildare, ragazzi, quasi. Ho tanta velocità, una cagata. Questa è la build. Ah, non c'ha la build. Sta minchia però. Non è male, eh. Vabbè, dai. Boh, fuori casa. Vabbè. Minchia, questo più 4 gli dà, raga, ma che cazzo sta succedendo? Ma che sta succedendo, ragazzi? Questo che sta a fare qua? Non l'ho buildato, Nico. Ma che sta, ma che vuole questo qua? Ma che cazzo sta facendo? No, raga. Ammazza, raga, io faccio giocare. Dacci tua. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Boh. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, Beh. i giocatori in campo apprezzeranno. Oh. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che Bagot. si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in Ma già massa. volante. Questo che c'è? Che l'invio c'ha? C'è una grande attesa per questa partita. Mica Il 2 metri pubblico si fa però. sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il... Messi! Ah, in destra. Peccato Madonna. perché
si era venuto a creare un'occasione interessante. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Hernandez. Si spinge in avanti. Ma che sta facendo? E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Hernandez. Cross di Teo Hernandez. Questi due metri, prendi. Rischia che ce li dia lungo. Vediamo quanto lungo è. Carlo. Vlahovic, e ti ha messo che devi stare avanti. Il giocatore chiave della partita. Vlahovic mi ha stregato per la sua versatilità. Basta guardarlo per capire quanto. Minchia, raga. Ma dai. Ma c'ha potenza a tiro, vabbè. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Bel tiro, sono andati vicini sono al gol. E poi c'è chi non crede nella sfortuna, questa conclusione gli farà cambiare idea. Ah, meno male che sta dismarcheggiando. Va alla ricerca di un compagno davanti. Cerca il passaggio, ma non era lui. Ma come esempio il passaggio. Park Ji-sung. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Pallone interessante in verticale. Rimane il portiere da battere. Ma vai. Sì. E c'è il gol della Sampdoria. Ed è il primo gol della gara. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Rice. Non ho capito come cazzo gioca questo. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E così siamo evidentemente sull'1-0. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Grande palla di Però che cazzo, ma lo sta pick tu, sto trovando, no? Moscia, dai. Non è possibile, raga. Palla Musiala. Palla Vieira. Prova a darla profonda nello spazio. Riceve in ottima posizione. Colpisce. Ha segnato. Gol al debutto. Tutti si aspettavano una prestazione maiuscola da lui ed è arrivato il gol con la nuova maglia. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. E si riparte da un netto 2-0. Beh, l'inerzia della partita è... Messi! E arriva il gol! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. La difesa era distante, ha potuto insaccare con tutta la calma del mondo. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. È già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia lui. Neymar, il pallone dentro. Mamma. Non si è lasciato taci, taci, devi tacere. Uno contro uno, l'attaccante deve mantenere la calma e non deve cambiare idea, proprio come ha fatto lui. Non mollano. Hanno trovato un importante. Raga. Lo sposta di peso. E l'estremo difensore si supera. Palla finita. Altra chance. Infilza il portiere. E sono tre. Tripletta per lui. Inarrestabile. Un gol spettacolare. Un tiro a giro che ha beffato il portiere. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida.
Ma perché Nico esci così? Davis, occasione per il contropiede. 100 di velocità, raga, recuperato da Neymar, incredibile. Lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Vieira, splendida reazione del portiere. Estremo difensore in grande spolvero. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. E che cazzo, lo zio. Andiamo. Punti. Magari me ne dai di più mai, eh? Boh. Questo mi rode il culo. Il Ginecorg, la bacchina da mano di Ginecorg. Che da su che ha cazzo. Quanto è brutto, ma lo faccio giocare che sono pazzo. Tutti zero abilità, ragazzi. Cucurella, no, non posso dare. Cucurella la 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 la. Cucurella la 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 la. Ma vattene a fangù, ma vattene a fangù. Da 10? Sì. Pazzo, ragazzi. Vai. Merda. Il giocatore dà qualcosa di difensivo in più, ma non me lo dà. Ma se lo metto qua. Che ha di... Pazzo, raga. So pazzo io. Dai. Ultima partita. E ci vediamo forse oggi pomeriggio. Forse. Quindi secondo qualcuno, un noto youtuber, il Baggio forse non uscirà. Va bene. Aia, qui sono ammazzati. Qui sono dolori. 14 millesimo. Mica chi sei giusto, non sembra come... Aia. Vogliamo andare così. Stai pronto. Eppure lì sta bene. Ma lì si è giocato bene. Dai, è giusto che vieni riconfermato avanti. Lo amato. No, raga, lo facciamo giocare. Dai. Vediamo come si comporta. Capita, lunga, vabbè, corta, minchia, non batte nessuno, sinistra, due, destra, due,
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette. In bocca al lupo a me, ragazzi. Una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio magnifico, è davvero una struttura fantastica, un tiro perfetto per una partita tanto attesa. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Madonna mia, Nico. Sampdoria e Milan. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Preferisce non rischiare e la butta via. Oh madonna. La palla è ancora loro, riprende l'azione d'attacco. Ferran Torres. Una bella giocata nello spazio. Vabbè. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. L'hanno sciupata. Prova a superare la difesa con un filtrante. C'è il cross. Ecco un'occasione di contropiede. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Bah. Palla in avanti verso il compagno. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Vlahovic. Prova a verticalizzare. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Nico. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Serve il compagno più indietro. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Stanno chance. Non si passa. Muerte, mamma. Rosicki. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Si avvicina alla porta. Guarda questo come gioco. Pallone interessante. La velocità su questo. Che pieno. Eh no. Vabbè, ho sbagliato io, raga. Viene servito bene. È solo io che non ho inquadrato. È una buona occasione per trovare spazio. Vlahovic ci prova con un pallone profondo. Parata di Donnarumma. Perfetta la parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Primo corner della partita. Immergiamoci in area di rigore. Un recupero provvidenziale. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Aspettiamo. Grazie. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ferran Torres. C'è una davanti. Ferran Torres. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Non mi piace. Ecco Mbappé. No, gol. Mbappé. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale. Nico, ma che cazzo fai? Ma voglio prendere gol, raga, io sono scemo io. Mantengono la pressione, acquistano un buon calcio d'angolo. Libera al momento giusto. Palla filtrante per Griezmann. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento. Non so dove utilizzarlo quello, taglia al centro, sì, però via. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi. E il palo là non c'è. Scandaloso.
prova a darla profonda nello spazio. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Pericolo! Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Rosicki sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Costruiscono la manovra con sicurezza. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ferran Torres. Morca mamma. Non lo so dove usare quello, ragazzi. Vabbè, ti raggi com'è. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Tanto impegno visto finora da entrambi i lati, ma poche emozioni e ancora meno gol. Al duplice fischio dell'arbitro il risultato è inchiodato sullo 0-0. Adesso sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Chiamalo qua. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Madonna me morca la muerca tonight. Questi sono per chi dribbla, raga, io non dribblo. Vabbè, 60esimo facciamo i cambi, dai. Si parte per la seconda frazione di gioco. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. E non so. Pedri. Rice. Gran prova di forza. Io non ho capito niente qua, raga. Ecco Griezmann, il Milan a calcio di punizione. Ma che... Griezmann, ciao. Si prepara, che sta a fare quello là? Griezmann! E loro secondo corner del match. Soltanto uno dall'altra parte. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pericolo sventato. Vabbè. Adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Davids. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Bravo. No, peca. Griezmann. Nedved. Ma l'ho data in profondità. Vabbè, va. Zoom e non salta, no. Suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Non Torres. Come si è arrivato? Così te ne puoi andare. Pedri. Una bella giocata nello spazio. Ferran Torres ha spazio per affondare. La gioca bassa, pericolo. No, neanche il cross, no. Una merda, ma io. Non mi confronti una merda. Non lo so usare, raga. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ma rischia, sta a fare là. Griezmann. Qua rischio. Qua rischio di brutto, raga. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a darla profonda nello spazio.
Pure Vlahovic un po' leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. La riprendo immediatamente. Rosicki. Che brutta partita. Guarda, un gol, fa un gol, un tiro, un gol per la quella. È calcio d'angolo. No, raga, non mi piace proprio. Vlahovic, vabbè. Ma questa a me, mamma mia, fratello mio. Del Piero. Lui. Difesa sta bene. Centrocampo, mettiamo lui, dai. Contenimento. Mamma mia, oh. La merda. Cioè, più sé di che cosa? La merda. Perché non gioca? E dai, non mi fa perdere tempo, Cristoforo Colombo, mocca, la muerto. Stazza giusta per impattare di testa. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Supera il diretto avversario. Oh. La come non... recupera la palla e si prepara a reimpostare. Ma come non è fallo? Cerca l'uomo là davanti. Ma dai, raga, non mi ha fischiato il fallo, raga. Sono riusciti a metterci una pezza. Il Milan a calcio di punizione. Santo Cristoforo Colombo. Sceglie di andare per vie verticali. Errore qui, pallone sprecato. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Shevchenko. Bell'intervento difensivo. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Dai Piero! Ce l'hanno fatta! Così ti voglio. Così ti voglio. Ho fatto lo scattino, ragazzi. Quando ci bastava. Cazzo deve succedere? Non poteva esserci la finale per questa conclusione da maestro. È la sua giornata. È appena entrato e va subito in gol. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. A breve solo più tre da dare, però mi sei uno fisico. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. 1-0 dunque. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla no. fine. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Il portiere la spedisce su. E non salta. Allora, ma perché non salta, raga? Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Palla a Shevchenko. Del Piero. Pensa al tiro e ci prova. E questa era veramente una grande occasione. Ci sta provando Fabio, sa che è importante aumentare il vantaggio. Scodella in avanti, Lukaku. Ci prova con un pallone profondo. Oh. Forse dovrebbero fare più movimento là davanti. Ho sbagliato il quadro al tasto, perché non uso mai il quadro. Inserisce la difesa. Piglia. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Rummenig. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Pallone interessante, in verticale. Dovrebbero essere più aggressivi, rischiare qualcosa di più. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme. Ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. No. Non c'è fuori gioco, si va. Allontana il pericolo.
Minchia raga, partita sofferta, vinta e andiamo avanti. Abbiamo risistemato anche la squadra. Beh, con queste due vittorie, questa è stata più dura, ragazzi. Sempre con giocatori, ma 34 punti. Faccio Luca, raga. Io questo non so come usarlo. Vabbè, gli daremo un'altra possibilità. Staremo a vedere, dai. Vedremo, datemi un consiglio. Questo qua mi fa ridere, raga, è inutile. Vabbè, dai, abbiamo battuto un ex Division 1, secondo me. No, ok, vabbè. Ciao ragazzi, ci vediamo forse oggi. Ciao, 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 vi voglio bene. Stiamo aggiustando un po' tutto.